28 aprile, San Luigi Maria Grignon de Montfort. Il 28 aprile del 1716 moriva a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Francia, ad appena 43 anni, un personaggio tra i più grandi, a mio parere, modesto parere, della storia della Chiesa. È un personaggio di cui, man mano che andiamo avanti, nella vita del mondo, nella storia del mondo, nel progredire della comprensione della rivelazione e nel dilatarsi della Chiesa, ne comprendiamo la grandezza, la vastità, l'immensità della sua santità. Si tratta di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Era nato il 31 gennaio 1673. Deve la sua fama soprattutto a una delle sue opere, che è anche, a detta di tanti critici, il più bel libro e il più profondo e il più efficace nello stimolare la santità, mai scritto, sulla Madonna, cioè il Trattato della vera devozione a Maria. Un libro a cui sono debitori tanti santi. San Giovanni Paolo II, ad esempio, ebbe una crisi nella sua devozione mariana quando era piccolo, quando era giovane, e la risolse questa crisi proprio leggendo il Trattato della vera devozione a Maria. E si ricordava di questo libro con la copertina blu che gli cambiò la vita, perché gli fece capire che la devozione alla Madonna non era un qualcosa solo di popolare, di decentrato rispetto all'autentica pietà cristiana, ma era un qualcosa di teologicamente fondato. Ma pensiamo a San Massimiliano Kolbe. Ecco, San Massimiliano Kolbe volle celebrare la sua prima messa il 29 aprile del 1918, proprio nella data, nella ricorrenza del ritrovamento del libro, appunto il Trattato della vera devozione a Maria. E questo Trattato della vera devozione a Maria è un tesoro che San Luigi Maria Grignon Montfort ha donato alla Chiesa, ma in realtà la sua vita non è monoclonale, ma è una vita che ha acceso tante luci e che ha sparso luce nel senso vero della parola nella vita della Chiesa. Un seminarista devotissimo della Madonna, non poteva essere diversamente, veniva da una famiglia nobile, ma non poteva essere diversamente perché? Perché lui è stato l'autore del grande risveglio, ossia di quella esplosione di devozione mariana che ha caratterizzato la Chiesa dal 1800 alla fine degli anni 60 del 1900. Egli è stato una delle ragioni di questa esplosione di devozione verso la Madonna. E quando era in seminario lo prendevano un po' in giro gli altri seminaristi, perché dicevano che lui era più devoto della Madonna che di Gesù. Naturalmente questa è una contraddizione in termini, perché non c'è una concorrenza tra la madre e il figlio. Non è che se uno ama molto la Madonna e toglie qualcosa a Gesù, ma il modo migliore per amare Gesù è proprio quello di amare la Madonna, di amarlo attraverso la Madonna. E purché la devozione a Maria sia vera, e appunto il suo trattato si intitola La vera devozione a Maria. Viene ordinato nel 1700, il 6 giugno dell'anno proprio del giubileo 1700, a 27 anni. Tra l'altro vive il periodo del seminario anche in una certa ristrettezza, pur essendo di origini nobili, perché la sua famiglia era di una nobiltà decaduta, non solo, ma perché erano tanti i figli da mantenere, e quindi spartere ricchezza che avvenne povertà, no? Quando si divide troppo la ricchezza diventa povertà. Dopo la sua ordinazione a sacerdote, diventa un sacerdote che era giudicato dai suoi confratelli come un po' eccentrico, uno che non trovava pace da nessuna parte, perché dove arrivava la radicalità con cui viveva il Vangelo gli procurava dei nemici, e
Questi nemici molte volte lo costringevano ad andare via da quel luogo. Per esempio, si mette a curare gli ammalati, mette in ordine un ospedale, lo fa diventare un ospedale come un presepio, tutto in ordine, ma questo disturba i vecchi direttori dell'ospedale che cacciano, lo fanno andare via tra il dolore dei malati. Poi si mette a predicare le missioni, aveva una parola ardente. Quando celebrava la messa era un qualcosa di straordinario, tant'è vero che Don Giuseppe De Luca, uno dei più grandi intellettuali cattolici del 1900, del XX secolo, scrive una biografia su San Luigi Maria Grignon de Montfort che si intitola «Fu visto un uomo come un angelo all'altare». La sua caratteristica era che lui era un uomo senza compromessi. Primo punto. Secondo punto è una devozione alla Madonna sconfinata. È stato uno dei santi più devoti della Madonna in tutta la storia della Chiesa. E poi fonda naturalmente la Compagnia di Maria, che sono detti Monfortani. Sono i Monfortani, una volta c'erano anche qua in Basilicata, a Viggiano, i padri Monfortani. Poi fonda un ordine religioso di suore, le figlie dell'Eterna Sapienza. Ma il suo ardore, la sua caratteristica fondamentale era proprio la radicalità, come San Francesco. Si racconta, ecco, tra i tanti figli, tra i suoi tanti fratelli e sorelle, uno era diventato abate di un'abbazia e lui si reca in quel paese e va a chiedere ospitalità per amore di Dio all'abbazia. E allora il portinaio gli dice: ma no, tu sei un vagabondo, sei un prete che non sei buono, vattene. E lui va a dormire in un fienile. Poi ci si rende conto che era il fratello dell'abate, cioè del capo del monastero, e lo vanno a chiamare, si scusano, addirittura va il fratello e lui dice: no, se non mi avete voluto accettare perché per amore di Dio, non voglio che mi accettate perché sono il fratello dell'abate. Per dire la radicalità. E quando muore a 43 anni, muore sfinito dalle penitenze, sfinito dai sacrifici. Le folle lo adorano, ma anche le gerarchie ecclesiastiche, non solo le autorità politiche, lo riempiono di umiliazioni. Per esempio, fa costruire un grande calvario nel nord della Francia, nella Bretagna, che è grande come una montagna, e le persone accorrevano a tutta la Francia per dare le loro mani il giorno che doveva essere inaugurato questo calvario, che era una montagna costruita così dal nulla, con tutte le stazioni, con tante croci. Arriva l'ordine che quel calvario deve essere demolito e lui accetta in obbedienza. Morendo, ecco, fa una profezia. Lui muore nel 1716, però lui dice che il suo libricino, il Trattato della vera devozione a Maria, il fiore all'occhiello delle sue opere, perché ha scritto anche altre opere come la preghiera invocata, come lettera agli amanti della croce, come il segreto del Santo Rosario, però il Trattato della vera devozione a Maria, lui dice che quel libricino sarà assalito dai demoni e sarà dimenticato in un baule all'interno di un cofanetto, ma quando sarà ritrovato inizieranno gli ultimi tempi, dice lui. Perché la Chiesa e il mondo, diceva lui, ha bisogno degli apostoli degli ultimi tempi. E così avviene. Quando lui muore, questo libro viene dimenticato per 130 anni e viene ritrovato il 29 aprile 1842. Il suo ritrovamento è come una bomba, diventa un bestseller e tante anime, leggendo questo libro, imparano ad amare la Madonna, soprattutto a conoscerla, imparano a capire che per quando noi possiamo amare la Madonna, non la ameremo mai abbastanza, perché non la ameremo mai quanto l'ha amata Gesù. San Luigi Maria Grignon de Montfort, San Massimiliano Kolbe, San Giovanni Paolo II, discepoli di San Massimiliano, di San Luigi nella devozione alla Madonna, pregate per noi, pregate per me, anch'io mi reputo
discepolo di San Luigi Maria Grignion de Montfort e uno che vive la sua spiritualità.